Ciao, ecco, vi volevo mostrare come fare questi fiocchi. Allora, noi abbiamo tanti, vedete, tanti pacchettini. Allora, diciamo, per far sì che i vostri bambini lavorino con voi, renderli partecipi di questi regalini che possono venire fatti ai parenti, ai nonni, agli zii, uno può dirgli: facciamo il fiocco noi. Di conseguenza ho preparato dei pacchettini, sono pacchettini regalo, e preparato assieme ai bambini questi fiocchettini. Vi potete sbizzarrire dei colori che volete, sono molto semplici da fare, ragazzi, e i bambini si divertono anche. Ecco, vengono fatti con dei tovaglioli semplici a due veli di carta. Dunque, di tutti i colori che volete. Ad esempio, anche io ho trovato anche questo qua con delle decorazioni dorate natalizie. Ecco, e con questi semplici oggetti possiamo creare questi fiori. Vedete? Poi a seconda di come vengono piegati o vengono, si formano o le stelline oppure l'abbinamento dei colori. Ecco. E non c'è più bisogno di mettere il nastro intorno ai pacchetti. Ecco, vedete? Potete fare un po' più grandi, un po' grandi e piccole. Ad esempio, questo è molto grande, questo è un pochino più piccolina. Oppure addirittura potete anche creare per dei pacchettini piccoli. Vedete? Potete creare anche dei fiocchettini piccoli. Allora, l'occorrente. Per fare questo abbiamo detto i tovaglioli di carta colorata, poi prendiamo un pezzo di filo e le nostre forbici. Allora, decidiamo di farli colorati. Allora, noi apriamo il nostro tovagliolo, lo apriamo a metà. Allora, se noi lo teniamo grande così, verrà grande come questo. Se noi tagliamo via un pezzettino, verrà grande come questo qua, dunque un pochino più piccolo. Io li ho fatti un pochettino più piccoli perché a seconda dei pacchettini che uno ha. Adesso noi per ora lo lasciamo così. Allora, il tovagliolo lo prendiamo e lo tagliamo. Vedete? Lo tagliamo. Allora, se vogliamo fare un fiocchetto tutto rosso, manteniamo il colore rosso. Se facciamo ad esempio rosso e bianco, facciamo la stessa cosa. Prendiamo un foglio del rosso, lo mettiamo da parte per ora. Facciamo la stessa cosa con il foglio. Allora lo tagliamo a metà. Anche se non viene tagliato bene, non è importante, è per questo che i bambini questo lavoro va benissimo. Allora, e poi facciamo così, mettiamo un tovagliolo rosso. Allora, se noi lo vogliamo tipo questo, uno rosso, uno bianco, uno rosso, uno bianco, metteremo qua uno rosso, uno bianco, uno rosso, uno bianco. Se invece noi vogliamo ad esempio questo, il giallo esterno e il centrale, allora metteremo i due, in questo caso qua ho fatto due rossi, due verdi centrali e un giallo esterno, uno solo. Questo ho fatto la stessa identica cosa. In questo caso vedete che è meno folto, di conseguenza ho messo un velo, in pratica un foglio solo rosso e un foglio solo verde esterno. Questo ad esempio è stato fatto tutto verde con delle frastagliato che poi vi faccio vedere come si fa. Ecco, ad esempio questo qua ho messo all'interno il bianco, poi ho messo il rosso e poi il verde. Allora, per ora io faccio uno rosso, uno bianco e uno rosso. Facciamo che ci fermiamo così. Se volete potete mettere anche il bianco, ma noi fermiamoci così, tanto per. Allora, e adesso dovete fare, che i bambini lo sanno fare sicuramente, il ventaglietto, il classico ventaglietto, che diciamo è la prima cosa che imparano i bimbi.
Il ventaglio non deve essere perfetto, per questo che uno dice, si dice che va bene anche un lavoretto per i bambini, perché queste cosine poi piacciono molto. Ecco. Lo potete fare più largo o più stretto. Dopo queste fate le vostre prove con i bimbi e vi divertite. Arrivati a questo, appiattite bene, poi lo dividete a metà. Ecco. Quando è diviso a metà, qua lo leghiamo e lo fermiamo con un pezzettino di filo. Ecco, adesso il lavoro che sarà più complicato sarà, adesso vedete, si apre. Apriamo sia questo lato che questo sotto e partiamo dal primo lato. Abbiamo detto che abbiamo preso dei tovaglioli a due veli, di conseguenza ogni pezzettino di tovagliolo ha il doppio velo. Allora voi andate a cercare e a suddividere i vari. Ecco, così. Vedete che sono due veli. Allora il primo lo tirate su delicatamente, ma anche se si strappa non succede niente. Il bambino questo lo può fare benissimo e tenete giù il secondo. Poi tirate su il secondo. Ecco. Adesso per dire, se uno questo fio, se uno lo faceva bianco, lo lasciava giù, per dire può già avere un senso. Oppure noi faremo la stessa cosa, prenderemo i due fili del e tiriamo su. Vedete? Che alla fine, se guardate, viene già. Fate la stessa cosa con l'altro bianco e poi dopo con il rosso. Ecco. Se lo lasciate giù, per dire, potrebbe essere anche un bouquet. Dopo poi vi vengono in mente tantissime cose veramente da fare. Ecco, questo è già metà del fiore. Si fa la stessa cosa con l'altra metà. Ecco, eventualmente se volete fare anche qualcosa di diverso, si può arrotondare le punte oppure fare puntine sfilacciate come ho fatto qua. Basta, quando avete il lavoro in questa maniera, con le forbici, ecco, io adesso se le taglio a punta, così vi faccio vedere, però potete farne anche rotonde. Vi faccio vedere adesso, aprendo, come vengono. Ecco. Apriamo il primo fogliettino. Vedete come vengono? Allora, questi sono venuti quelli tagliati un po' a puntine, vedete? E quegli altri invece sono venute più arrotondate. Questo è l'effetto, e si fa tanta, diciamo, confusione, sembra una cosa talmente importante e sono solo neanche due tovaglioli di carta. Volendo adesso una piccola idea ve la posso dare: se voi fate tutto uguale, logicamente, e poi addirittura ne fate un altro, li potete anche unire con della colla a caldo oppure con della semplice colla, vedete, e all'interno fate girare un filo. Volendo potrebbe essere una pallina molto simpatica e molto bella da appendere o da decorare un ambiente. Adesso è diversa, perché però per farvi capire come che altro utilizzo si potrebbero fare. Invece io quest'anno mi sono divertita a fare questi fiocchi con i miei bimbi e a metterli nei pacchettini regalo.
Questo è tutto, spero che vi sia stato interessante, provate a farlo con i vostri bimbi, ci vuole veramente pochissimo. E arrivederci e auguri di buon Natale. Ciao e al prossimo tutorial.